8 e 28 di mercoledì 1 dicembre, buongiorno dal TG2000, questi i nostri aggiornamenti. Effetto Omicron sulle vaccinazioni, la campagna riprende vigore, volano le prime dosi arrivate in un sol giorno a quota 32.000, i richiami invece vanno a 300.000, anche l'Europa verso l'obbligo vaccinale. Fra due settimane il responso dell'EMA sull'efficacia vaccini, da lunedì pure l'Alto Adige in giallo. Scuola Palazzo Chigi frena sulla DAD e conferma le vecchie regole, classi in quarantena non con uno ma con tre positivi, decisive però le fasce d'età, fino a 6 anni basta un solo contagio per farla scattare, fra 6 e 12 anni ci vogliono 2 casi, dai 12 anni in su invece almeno 3 positivi nella stessa classe. Vaccino ai più piccoli, oggi si riunisce la commissione dell'AIFA per decidere se somministrarlo anche ai bambini dai 5 agli 11 anni. Solitamente abbiamo sempre approvato quello che stabilisce l'Agenzia Europea, ha anticipato il presidente di quella italiana, aggiungendo che però prima devono arrivare le dosi. Dramma Germania, la situazione delle terapie intensive è al collasso, lo ha detto il ministro della Salute tedesco annunciando che Berlino si prepara a trasferire i suoi pazienti all'estero, in particolare in Francia, Svizzera e anche in Italia. La Lombardia ha già dato disponibilità, nei Land oggi si decide il lockdown per i non vaccinati. Marcia indietro dell'Europa sul Natale, ritirato il documento sull'uso di un presunto linguaggio inclusivo che puntava a rimuovere espressioni religiose fra cui perfino la parola Natale. Anche il segretario di Stato Vaticano era intervenuto mettendo in guardia sulla scelta, così ha detto Parolin, si omologa tutto, dall'Europa poi le scuse. Sparatoria nel Michigan per mano di un 15enne che ha ucciso 3 compagni e ferito altre 8 persone in un liceo. Il giovane ha sparato dai 15 ai 20 proiettili, arrestato, non ha dato nessuna spiegazione sul suo gesto, dramma consumato in 5 minuti. Cresce in America la polemica sull'accesso facile alle armi. Stop alla pena di morte, flash mob ieri sera della comunità di Sant'Egidio per dire basta alle esecuzioni capitali. Nella giornata mondiale delle città per la vita, a Roma è stato illuminato il Colosseo in contemporanea con altre 70 iniziative in tutto il pianeta per dire sì ai diritti umani. Gravissimo incidente a bordo di un monopattino, un 48enne morto a Roma ieri sera travolto da un'auto, vani soccorsi, da stabilire la dinamica dell'incidente, uno dei due sarebbe passato col rosso. Da oggi Firenze introduce l'obbligo casco per tutti i conducenti di monopattino. L'Italia investita dal maltempo, neve e gelo sulla penisola, nel pomeriggio arriveranno di nuovo le piogge in Toscana e Lazio, scenderanno le temperature. I valori termici inferiori ai 10 gradi su gran parte delle città italiane, allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana. Videomessaggio del Papa ai catechisti, siate testimoni coraggiosi e creativi del Vangelo. Nel testo per le intenzioni di preghiera per dicembre, Francesco ricorda la missione del catechista, non strombazzare l'annuncio, dice, ma farlo con la mitezza di vita e attraverso un linguaggio nuovo. Una mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini, scrittore, giornalista e regista, allestita a Genova, si sviluppa in un percorso di 260 fotografie e documenti d'epoca che si trasformano in 16 più piccole esposizioni per raccontare a ridosso del centenario dalla nascita il pensiero dell'intellettuale scomodo, la sua vita e le sue opere. Da oggi al 3 dicembre TV 2000 dedicherà una programmazione speciale alla giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra venerdì prossimo. Testimonianze e riflessioni su tutti i programmi di rete, ma anche servizi e interviste nelle 5 edizioni del telegiornale. Inoltre vi ricordo stasera l'appuntamento con Rosario alle 20.50 dal Santuario della Madonna delle Grazie in Campagnatico a Grosseto. Ed è tutto, adesso diamo subito la linea alla Santa Messa, poi di buon mattino e l'udienza del mercoledì con Papa Francesco. Il telegiornale torna a mezzogiorno in punto. Dal TG2000 l'augurio di una felice giornata. Arrivederci.